Ciao scuola TDM, tre veloci, semplici, facili, fruibilissimi esercizi per arrivare a leggere i tarocchi senza studiare sui tarocchi. La devi un po' pensare come chi corre 100 metri piani. Quando corri quei 100 metri lo fai 9 secondi, 10 secondi, 9 se sei un campione, 10 secondi, 9 qualcosa. Non perché si mette le scarpine e parte, ma perché dietro ci sono anni, anni, anni di preparazione, di corsa e di allenamento complanare a quello che poi si va a fare. Uno stile di vita sano, un'alimentazione sana. E la stessa cosa succede con la lettura dei tarocchi. Quando leggi i tarocchi, il momento in cui arrivi a leggerli, quei 10 minuti, 20, mezz'ora, un'ora di lettura, sono semplicemente frutto di pratica, di studio, di uno stile di vita impostata in un certo modo. Quindi, partendo da questo assioma, ti posso dire che puoi studiare il tarocco, o meglio, entrare nel mood tarocco di Marsiglia anche senza il tarocco. Tre esercizi. Il primo: fenomeni come la sincronicità, simbologia del mondo, intuito, non sono patrimonio del tarocco. Il tarocco è una semplice espressione di questo modo di vivere, sentire, percepire, spiegare il mondo. Quindi posi i tuoi tarocchi e inizi a entrare nell'ottica che anche il mondo ti può rispondere attraverso la sua simbologia. E come si fa? Poni la stessa domanda che avessi fatto al tarocco al mondo, proprio ad alta voce, e inizi a vedere come questo ti risponde. Ovviamente, per ricevere una risposta, sono necessari due requisiti. Il primo, una certa ricettività e sensibilità verso quello che ti succede, quindi una certa presenza da parte tua. Il secondo, muoviti, nel senso che se l'energia è stagnante, le cose non succedono. Quindi muoviti. Che vuol dire muoviti? Semplice, muoviti, anche vai a fare una passeggiata invece di stare davanti a Netflix. Secondo esercizio, questo già lo fate in tanti. Bravissimi. Perché è utile? Ovvero, cercate di vedere nella realtà circostante elementi che sono presenti nel tarocco. Facciamo un esempio: fila dal medico, signora che legge la rivista, la papessa, ragazza che si sta allacciando una scarpa, la stella. Questo esercizio è utile perché riuscirà a far uscire fuori l'energia del tarocco da quelle 22 carte alla tua realtà. Terzo e ultimo esercizio, che si incatena e si incastona al secondo: prendi un quadernino, tre colonne. Prima colonna, scrivi la realtà che si è palesata davanti ai tuoi occhi in relazione a un arcano. Seconda colonna, cosa significa quell'arcano per la tradizione? Terza colonna, cosa significa quell'arcano per te? Riprendiamo l'esempio della stella. Nella prima colonna abbiamo donna che si allaccia la scarpa. Nella seconda colonna, quello che significa per la tradizione, quindi speranze, buone possibilità. Nella terza colonna, quello che significa quella carta per te. Vedi, questi sono solo tre esercizi che puoi fare per iniziare a studiare il tarocco senza il tarocco. E se hai capito bene, ti serviranno a sviluppare il tuo intuito. Perché l'errore che si fa con il tarocco di Marsiglia, ma in generale con i tarocchi, è prendere questo mazzo, fare leva sulla sua simbolicità e quindi senza aver letto un libro o magari aver letto qualcosina, molti leggono solo il manuale all'interno, iniziare a fare i tarocchi agli altri, facendo così leva sul simbolo e quindi intraprendendo la strada dell'immaginazione. Quando invece lavori sul simbolo, e per lavorare sul simbolo in questo senso intendo relazioni simboliche, allora quello che succede è che da un lato la tua parte conscia ragiona e sei lì a sudare, a cercare di capire cosa vuol dire un'apertura, ma dall'altra una parte molto più profonda, molto più inconscia, si sta allenando. Il tuo intuito si sta allenando e nel tempo, pam, esploderà. Ciao scuola TDM!